Faccio mercato in primo piano per il nostro TG Sport, iniziando dal Perugia. Prima però di darvi tutti i dettagli sulle prime operazioni in uscita, ma anche sugli interessi di essere gelditi per attaccanti che potrebbero fare la differenza del reparto offensivo biancorosso della prossima stagione, ricordiamo l'assegnazione del premio rispetto fair play alla tifoseria del Perugia. Dunque va in archivio la stagione della Serie B KT 2019-2020, che purtroppo ha riservato una cocente delusione alla Grifo con la retrocessione di Serie C. Però c'è questo premio riconosciuto alla tifoseria del Perugia insieme al Chievo, Pordenone, Spezia e Venezia, che vincono questa classifica con atleti e tifoseria più corretti del campionato appena concluso. Adesso il punto di Alessio Romanelli, salutano Giomber e Buonaiuto, destinati rispettivamente alla Salernitana e alla Cremonese. Però c'è da definire la posizione di tanti altri giocatori di proprietà per una stagione che parte da domani con la ripresa degli allenamenti per il Perugia, che poi andrà a cascia a partire dal prossimo 6 di settembre. Vediamo. In casa Perugia, dopo la presentazione del nuovo tecnico Fabio Caserta, gli occhi sono tutti puntati sul mercato. Il tempo è poco, il lavoro per il direttore sportivo Giannitti è tanto. Quest'ultimo e anche Caserta sono stati chiari: rimarranno a Perugia soltanto coloro che sono motivati e hanno voglia di dare tutto per la maglia del Grifo. È praticamente tutto fatto per le prime due cessioni. Norbert Giomber andrà alla Salernitana per una cifra che si aggira intorno ai 700.000 euro. Cristian Buonaiuto indosserà invece la maglia della Cremonese. Per l'attaccante classe 92 il Perugia incasserà circa 200.000 euro, una cifra non altissima, ma il club di Santo Padre si libererà di un ingaggio importante. Su Angella c'è l'interessamento del Pescara, ma il Perugia chiede 500.000 euro e per adesso la trattativa è in stand by. Ondo avrebbe intenzione di portare con sé sulla panchina del club abruzzese anche Falzerano, ma al momento non è arrivata un'offerta concreta a Pian di Massiano. Rosi e Sgarbi sono ambiti, ma potrebbero rimanere, e visto che oggi il mercato si fa anche sui social, non è da ignorare il like dei tre giocatori del Grifo al post su Instagram dell'account ufficiale del Perugia Calcio a proposito della presentazione di Caserta. Si cerca di trattenere anche McCorry con l'intenzione di costruire attorno a lui l'attacco biancorosso. Su Falaspi invece erano finiti gli occhi del Pordenone, ma per adesso non c'è nulla di concreto, anche se il giocatore rimane sul piede di partenza. Infine Di Chiara potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe a Perugia il bomber della Regina Corazza, ma sul terzino sinistro del Grifo c'è anche l'interessamento dell'Entella. Allora, questo è il punto di Alessio Romanelli. Come avete sentito, Melchiorri è uno dei punti fermi da cui ripartire per l'attacco, in attesa però di valutare anche l'ipotesi di offerte dalla serie cadetta ma anche dalla serie C. Corazza è il primo obiettivo per rinforzare proprio il reparto offensivo. Dunque, strada facendo, si capirà meglio quella che sarà la nuova fisionomia del Perugia. Intanto